presentazioni, ma volevo soltanto intanto ricordare che l'anno scorso, il 24 di agosto, quindi eravamo qua, io non ero ancora presidente e in qualche modo, come dire, mi stavo assumendo l'onere pesante di prendere l'incarico per la scomparsa di Gianfranco. Non ero ancora presidente, ma quando mi è stato proposto poi non soltanto di diventarlo ma di partecipare a questa iniziativa, io sono venuto volentieri e mi ricordo, quindi ricordando anche un'altra persona che ci ha lasciato, che è Luciano, che è sicuramente è, come si dice, la mente, non so, il promotore di tutte queste iniziative di solidarietà internazionale che l'Hauser di Cantù ha messo in atto in questi anni, e io colgo l'occasione per non solo ringraziare l'Hauser, ringraziare i volontari che permettono ogni anno di poter, come dire, utilizzare questo spazio per le persone, per, non solo per gli anziani e non soltanto per fare solidarietà, così come ringrazio i volontari dello SPI che attraverso il loro impegno tengono in piedi questo spazio, io credo importantissimo, che se no sarebbe abbandonato, e in agosto a maggior ragione quando si dice siamo aperti per ferie, perché c'è tanta gente che le ferie non le può fare, non riesce a farle per tanti motivi, e quindi l'impegno, l'avere questo posto che dà un minimo di socialità a queste persone è sicuramente un fatto importante. Dicevo, io volevo soltanto ricordare un paio di cose, sapendo che sono nuovo da questo punto di vista, anzi siamo nuovi, nel senso che anche lui è stato da poco eletto, anche lui in sostituzione della perdita di Luciano, e l'iniziativa come questa, che ormai si porta avanti almeno per la memoria storica, ma credo forse anche qualche anno prima, dal 2010, quindi dal 2010 che ogni anno c'è l'impegno della, diciamo, l'Hauser di Cantù, attraverso chiaramente il vostro contributo, il vostro impegno, a sostenere un'associazione, proprio perché la solidarietà non la si fa soltanto con le dichiarazioni, ma per quel poco che si può fare la si deve mettere in pratica. Ettore ci ha spiegato nel contributo delle volontarie che sono andate a Kelle piuttosto che come l'anno scorso di Qui le Stelle, e quindi io non voglio ripetere cose conosciute, però mi permetto di dire una cosa. L'anno scorso mi ricordo una battuta di Luciano nel suo intervento nella foga di spiegare l'iniziativa. Lui disse che il problema dell'immigrazione non si può risolvere, come si dice, pensando, ma questo mi colpì molto, ma lo dico in questo modo, soltanto pensando a un piano Marshall come dopo la guerra, cioè o i nostri paesi realmente mettono a disposizione risorse, non nelle mani di qualche governo corrotto africano, ma nelle mani di quelle istituzioni sane, di quei territori per potergli dare prospettive di sviluppo, o difficilmente quel paese, quella nazione, quelle nazioni avranno degli spazi. Certo, il grande impegno che tutte le associazioni ci devono mettere e che noi dobbiamo continuare non c'è dubbio, ma è una goccia, una piccola goccia nel mare. E guardate, la dico così e poi la proprio veramente, io mi rendo conto che siamo in un paese come l'Italia dove la povertà è presente, dove i problemi ci sono, tutto quanto, lo so benissimo, in alcuni casi sono drammatici e gravi, e che è facile fare paragoni, lo dico in questo modo, ma soltanto, la dico però così, se noi riusciamo, ed è questo l'impegno che dobbiamo prendere anche noi, a migliorare la nostra vita, noi diamo una mano anche agli altri, perché è chiaro che se non riusciamo, ma la battuta era prima, se io compro un prodotto dall'Africa che arriva in un certo modo, guardate che vale la stessa cosa per il pomodoro in Italia. Quindi da questo punto di vista dobbiamo noi cambiare l'approccio, perché ci mancherebbe, come dire, se no avremo migliaia di quelle persone che dall'Africa fanno un viaggio di piacere, come ci spiega Salvini, cercando di passare per migliaia di chilometri dall'Etiopia, no? Perché sembra che chi scappa dalla guerra e chi scappa dalla fame, come qualcuno che arriva dall'Etiopia, non sia una persona umana, sia una cosa differente. Ecco, allora lo dico proprio in questo modo, sicuramente le paure ci sono, le preoccupazioni, ma noi non possiamo pensare di chiamarci fuori, cioè che il nostro impegno si limiti al fatto che facciamo un po' di solidarietà, ci mettiamo a posto con la coscienza. Noi dobbiamo cambiare approccio, dobbiamo pensare che l'unico modo per quei paesi è che gli venga ridato il diritto di vivere alle nostre condizioni,
perché se no, se loro continueranno a vivere da poveri, da disgraziati, non potranno anche continuare a portare povertà e disgrazia, e questo ci metterà in preoccupazione, perché pensiamo che ci stiano rubando qualcosa, senza pensare purtroppo che forse in tutti questi anni noi ne abbiamo rubato. Quindi iniziative come queste sono importanti, ripeto, non è fare demagogia, politica, io la voglio vivere come elemento di solidarietà, proprio perché queste persone, se riusciamo a dargli a loro una prospettiva, a non farli scappare dal loro paese, stiamo meglio anche noi, ma non perché non li vogliamo, perché vuol dire che ci sono le condizioni migliorano per tutti, perché questa è l'unica strada, soltanto aiutando in questo modo. Quello che si fa è un piccolo, come dire, tassello, piccolissimo, che io mi auguro si possa sviluppare, ribadisco, non è soltanto con la solidarietà, ma però se noi culturalmente assumiamo l'idea che per queste persone non vengono soltanto a fare qualche gita, ma bisogna fare qualcosa di diverso, forse noi riusciamo anche in qualche modo a, nelle nostre, come si dice, comunità, nei nostri paesi, nella nostra politica, a fargli cambiare un po' idea rispetto al fatto che aiutarli a casa loro vuol dire in un certo modo dargli gli strumenti per poterlo fare, non soltanto dichiarandolo. Io sono d'accordo con lei quando dice questo. Bisogna metterci le risorse, bisogna dargli dignità, bisogna dare il giusto prezzo al lavoro di quelle persone come quelle degli italiani. Lo dico proprio in questo modo, perché se l'idea che il lavoro può essere utilizzato, e guardate che quelli che tirano sui pomodori in Puglia lo fanno con gli imprenditori italiani, non con quelli africani. Quelli che lavorano nelle fabbrichette del Veneto in nero lo fanno con gli imprenditori italiani, che a loro volta poi ci spiegano che arrivano qui questi che ci portano via il lavoro e che rubano. Ecco, quindi io credo che abbiamo bisogno anche noi di cambiare l'approccio, ci mancherebbe. Paure, titubanze, preoccupazioni ci sono tutte, nessuno le mette in discussione, ma se noi riusciamo a cambiare l'approccio, che chi viene qui non è quello che ci porta via la casa, non è quello che violenta, e ripeto, questo non vuol dire che allora tutto va bene, dentro anche quelli, però sono umani, sono persone, e quindi vanno colpiti quelli che delinquono, ma gli altri vanno aiutati, perché se noi aiutiamo loro, aiutiamo noi stessi, se noi non aiutiamo loro, non aiutiamo neanche noi. Quindi quello che si fa qua nel piccolo credo che sia un esempio che spero, mi auguro, come tante associazioni, ma che noi, fra di noi, diventi un elemento quotidiano, sapendo che quando queste persone vengono qua hanno bisogno di una mano, perché quello che possiamo fare, noi possiamo farlo, perché già lo facciamo oggi per tanti altri, e credo che possiamo farlo anche un pezzetto per loro. Grazie.